La guerra fra Israele e Hamas è giunta al 21° giorno e gli scontri si sono ulteriormente intensificati. Notte di battaglia e di fuoco sulla striscia di Gaza, con un massiccio attacco aereo e via terra dell'esercito israeliano contro Hamas. Una delle notti peggiori da inizio conflitto, hanno sottolineato gli abitanti di Gaza City. Mentre Hamas ha sottolineato di non voler più sedersi al tavolo dei negoziati per la pace dopo l'ultimo raid. E un alto funzionario di Hamas ha chiesto a Hezbollah e agli altri alleati di svolgere un ruolo più importante nel conflitto tra Israele e il movimento islamista. Israele ha preso di mira ancora una volta la striscia di Gaza, con una pioggia di missili e bombe e una successiva incursione via terra. Non è l'offensiva ufficiale via terra, hanno fatto sapere da Israele, mentre Hamas ha rifiutato qualsiasi tipo di negoziato sul cessate il fuoco dopo gli ultimi raid. Dei jet militari americani, su ordine di Joe Biden, hanno attaccato in Siria gruppi di militanti sostenuti dall'Iran che avevano colpito truppe USA nel paese e in Iraq all'indomani degli attentati del 7 ottobre in Israele. Intanto il presidente della Bielorussia e primo alleato di Putin, Alexander Lukashenko, ha dichiarato che se Israele e i suoi alleati dovessero attaccare l'Iran potrebbe iniziare la terza guerra mondiale. Intanto l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato la bozza della risoluzione presentata dalla Giordania, a nome dei paesi arabi, per una tregua umanitaria. L'Italia si è astenuta perché mancava la condanna ad Hamas, conquistata nei secoli da Alessandro Magno e dai Romani. Il profilo della striscia di Gaza per come la conosciamo oggi, ha iniziato a delinearsi a seguito della fine della Prima Guerra Mondiale. Dopo la sconfitta dell'impero ottomano che presidiava l'area, nel 1918 la Società delle Nazioni, un organismo simile alle attuali Nazioni Unite, che operava in quegli anni, ha affidato la gestione del territorio all'amministrazione britannica. Esattamente 30 anni dopo, in concomitanza della creazione dello Stato di Israele e della fine del mandato britannico, l'Egitto ha occupato Gaza. In quella zona si erano insediati i profughi palestinesi scappati a causa della guerra arabo-israeliana del 1948. Il Cairo è stato responsabile della striscia fino al 1967, quando durante la cosiddetta guerra dei sei giorni Israele è riuscito a occuparla. Il conflitto vedeva contrapposti Egitto e Siria contro Israele, che in quell'occasione si è rivelato capace di respingere i nemici fino a conquistare nuovi territori, tra cui anche una parte della Cisgiordania. La presenza israeliana nella striscia di Gaza è durata fino al 2005, quando sotto la pressione della comunità internazionale, il premier israeliano Ariel Sharon ha ritirato le forze militari e gli insediamenti coloniali sviluppati nei 40 anni di occupazione. Come stabilito dagli accordi di Oslo del 1993, Gaza avrebbe dovuto essere controllata dall'Autorità Nazionale Palestinese, con la quale Tel Aviv aveva stretto il patto. Nel 2006, però, a vincere le elezioni nella striscia è stato il partito armato islamista Hamas. Questo evento ha portato Israele a imporre nel 2007 l'embargo dei cieli e del mare palestinesi e il controllo di persone e beni in entrata e in uscita. In questo modo, Tel Aviv ha ottenuto un forte impoverimento della zona e un deterioramento dei servizi essenziali. La notte del 3 gennaio 2009 è iniziata l'invasione di terra da parte dell'esercito israeliano. La notte del 12 gennaio 2009, invece, per la prima volta nella storia della striscia, le truppe israeliane penetrano nella città di Gaza, invadendo la periferia. L'avanzata avviene poche ore dopo che il primo ministro Ehud Olmert aveva messo in guardia i militanti di Hamas contro il pugno di ferro che si sarebbe abbattuto su di loro se avessero rifiutato di porre fine alle ostilità. L'inasprirsi del conflitto ha di fatto congelato il difficilissimo processo di pace nella regione. Subito dopo l'inizio dell'operazione Piombo Fuso, la diplomazia internazionale si è messa in moto per cercare di rilanciare il dialogo tra le due parti. Da Gaza è partita l'offensiva militare di Hamas, iniziata il 7 ottobre 2023 con l'operazione Alluvione Al-Aqsa, che si è sviluppata anche all'interno dei confini israeliani.